Ad oggi il settore primario è stato il settore più colpito, in quanto non siamo rientrati nel decreto di liquidità del governo. Nonostante tutto abbiamo ricevuto un calo di produzione, un calo di vendite, un calo su tutto il settore agroalimentare. E il governo ha ben pensato che il settore alimentare non rientrasse in questo sistema, come se il settore alimentare produceva tutti i giorni. Perché, Presidente, il settore alimentare non rientra? E perché il settore alimentare non è stato fermato e quindi non rientra nell'accesso al credito del 25% del fatturato. E perché voi avete perso credito invece? O avete perso fatturato? E il fatturato si è perso perché i comuni sono stati limitati dalla Regione Campania a non uscire fuori comune, e poi molte aziende non avevano, le vendite, non erano predisposte con negozi o con ingrossi. Quindi tutta quella produzione è stata persa. Ma nello stesso tempo abbiamo perso anche non solo la produzione, ma anche la coltivazione. Nei prossimi mesi il danno è irreparabile. Il chilometro zero può essere una risorsa? Il chilometro zero è una risorsa e quindi noi chiediamo test rapidi a tutti gli operatori e nello stesso tempo chiediamo test rapidi a tutti gli operai che si accingono ad andare in queste imprese e di ripartire in maniera responsabile e veloce.